nulla, andremo a fare questa gita, mini gita. Speriamo che sia interessante, anche se non sappiamo bene di cosa si parlerà. Contiamo! Siamo qui con Mirko Almeida della scuola Marconi, liceo Marconi di Chiavari. È un onore essere qua con voi oggi. Scusi, intanto sì, lei da dove viene? Ma io vengo da un paese molto bello nell'entroterra, provengo da Borzonasca. Borzonasca, mi dicono che sia una grandissima zona. Sì, è un posto interessante, pieno di... scusatemi le volenti. È pieno di giovani. Stavano suggerendo cosa dire, mi sa. Il commento è che... Puoi zoomare mentre fai il video? Agnese Moro aveva un cugino, che era lo zio del tabacchino di Borzonasca. E quindi siamo collegati per questo, mi ha fatto un membro onorario del circolo Rotary di Rapallo. Vorremmo che salutasse la telecamera con una sua ottima perla di ignoranza. Allora, io vi invito tutti al torneo di canasta, tutti i circoli acri sono invitati, vi rilascio anche il numero telefonico se volete. In sovraimpressione, lo trovate qua. Virgilio Gazzolo. Vi lasciamo il numero, dovete chiamare. Aspetti, no, mi devo tirare fuori il telefono. Comunque il numero è 348-666-7982. Il numero dell'organizzatore, tutti i circoli acri sono invitati, anche le minoranze razziali, quindi Gabriele Romano, il benvenuto. Grazie. E prego. Sua madre farà l'animazione sexy e qui credo che potremo chiudere. Finito la conferenza. Esatto, esattamente. È stata molto interessante, molto noiosa. Non è vero. La parte finale è noiosa perché diciamo che dobbiamo correre per andare a prendere il treno. Come quando siamo andati a Genova, no, noi dobbiamo sempre correre per prendere il treno. Come intervista a Gregory, non intervista nessuno. E ovviamente è stato bello. Di nuovo, ripeto, interessante perché è un tema che non avevamo approfondito. Così siamo riusciti a conoscerlo meglio. Esatto, che nelle scuole magari non approfondiscono così tanto come andrebbe approfondito. Tipo a contatto diretto con un familiare di Aldo Moro, diciamo che abbiamo anche quel velo di veridicità che ci dà. Sì, più che altro un'esperienza vissuta realmente che trasmessa agli altri, diciamo, è più significativo di una trattativa 32 ma approfondita dell'argomento. Una cosa molto interessante sono state le ultime due domande del nobilissimo Duccio Martellazzi. Io volevo dire una cosa: Agnese è stata gentilissima e dato la spiegazione esauriente di Samuele, vorrei dire, ma quanta ne sai, Samuele?
Esperienza dal punto di vista storico, credo che sia importante sapere i fatti della nostra storia italiana. Siamo una nazione giovane, quindi è importante. È stata una bella esperienza da rivivere, la consiglio a tutti i giovani. Il viaggio in treno è stato piuttosto animato, c'era una certa convulsione, c'era un nero che mi ha attaccato di nome Gabriele Romano. Dai. Che però ha una bellissima madre di nome Patrizia Gandolfo. No, scusate, è Rinaldi, Gandolfo è mia zia, cazzo. E quindi ve la consiglio di andarla a seguire sulla sua pagina internet. E niente, del resto vi dicevo, una bella esperienza. Oggi sono contento di avervi partecipato con delle belle persone come loro. Ed è stato molto toccante, molto utile, interessante. Prenderò degli spunti sul mio futuro, sulla mia politica. E basta, direi che ho già detto troppe cazzate. Iscrivetevi al mio canale. Iscriviamoci al canale di Gregory, che come si chiama? Lo sanno, eh. Ok, loro lo sanno, comparirà poi sotto questa apertura. Vedete le mie mani, qui comparirà il canale. Perfetto, ottimo. Vabbè. E niente, finiamo. Ciao. YouTuber.